Ciao a tutti! Oggi vi mostro come lavorare questa mini copertina da neonato utilizzando uno splendido filato fornito da Lisa Davy e dal suo shop filatiromance.com. Il filato che ho utilizzato per questa copertina è il Monet, di cui vi parlerò dopo questa presentazione. Con due matasse, vale a dire 200 grammi di filato, facciamo quindi questa mini copertina. Ovviamente, se volete fare una coperta di dimensioni maggiori, non vi resta che utilizzare dai 2 ai 3 gomitoli in più. Quello che voglio mostrarvi è anche il fatto che una copertina, diciamo, lavorata in queste dimensioni molto piccole può essere utilizzata come copertina di sicurezza per i bimbi e quindi quasi un giocattolo da tenere quando si va a dormire. E in questo caso, se desiderate, potete aggiungere una testolina, in questo caso io ho fatto un coniglietto, al centro della copertina, in modo che quando la si solleva praticamente rimane la testolina centrale e tutta la copertina si chiude come un ombrellino. In questo tutorial io vi spiegherò come lavorare la copertina stella. Se volete realizzare anche la testolina del coniglietto, vi lascerò un link nella info box per aprire la pagina del mio blog in cui metterò la spiegazione scritta di questo amigurumi. Il filato protagonista di questo progetto è il Monet, che è un filato di filati tre sfere della serie Luxury. È un 100% lana merino bio, quindi è perfetta per i lavori dedicati ai bimbi. Questa lana, come dice l'etichetta, è proveniente da allevamento biologico argentino. È un filato lavabile a 30 gradi. I ferri consigliati sono il 3,5-4. Il colore che io userò è il numero 5 e praticamente è uno sfumato di tantissime nuance pastello. La matassa pesa 100 grammi e sviluppa all'incirca 250 metri di filato. Per lavorare la copertina ho innanzitutto avvolto il filo in un gomitolo e quindi possiamo iniziare il nostro progetto utilizzando in questo caso un uncinetto da 4,5 mm. Partiamo con il primo giro facendo un anellino magico in questo modo e lavoriamo 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Dopodiché passiamo a lavorare altre 11 maglie alte intorno al filo dell'anellino magico. A questo punto possiamo tirare la codina
e chiudere il nostro giro iniziale in questo modo. Per completarlo non ci resta che fare una maglia bassissima nella seconda catenella iniziale. E questo è il nostro primo giro. Secondo giro lavoreremo 2 maglie alte in ogni maglia alta sottostante. Iniziamo con la prima, partiamo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e nello stesso punto di inizio lavoriamo di nuovo una maglia alta. Nella maglia successiva lavoriamo 2 maglie alte. Una e 2. E così di seguito per tutte le maglie alte. Alla fine avremo 24 maglie alte in totale, in quanto sono 12 i punti iniziali del giro precedente e adesso raddoppiamo facendo 2 maglie alte per ogni punto alto sottostante. Ecco l'ultima coppia di maglie alte e con una maglia bassissima nella, vedete, 1 e 2 catenelle iniziali, nella seconda, quella superiore, con una maglia bassissima chiudiamo il nostro secondo giro. Terzo giro. Iniziamo con le nostre 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, dopodiché saltiamo la maglia alta successiva e in quella dopo lavoriamo un punto a V formato da una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta, sempre nella stessa maglia di base. Eccolo qua. Saltiamo di nuovo la maglia successiva e in quella subito dopo lavoriamo di nuovo un punto a V, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta sempre nella stessa maglia sottostante. Questa è la lavorazione del terzo giro, quindi saltiamo sempre una maglia e nella successiva lavoriamo il punto a V. 2 catenelle, maglia alta. Continuiamo per tutto il giro. Allora, questo è l'ultimo punto a V del giro che stiamo terminando, però dobbiamo completare quello iniziale, che in pratica è stato iniziato con le 2 catenelle, però non è un punto a V completo. Quindi andiamo a lavorare di nuovo nel punto iniziale del nostro giro, facendo a fianco, insieme alle 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle che fermiamo nella seconda catenella delle prime 2 con una maglia bassissima e in questo modo abbiamo completato l'ultimo punto a V necessario per chiudere il nostro terzo giro. Quarto giro. Per prima cosa facciamo una maglia bassissima sulla maglia alta successiva, quindi ci spostiamo verso sinistra di un punto. Ora possiamo iniziare lavorando 2 catenelle. Andiamo all'interno del punto a V, quindi intorno alle 2 catenelle lavoriamo una maglia alta, facciamo 2 catenelle e lavoriamo sempre intorno alle catenelle sottostanti altre 2 maglie alte.
dentro al punto V successivo. Andiamo a lavorare 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. Questo punto va ripetuto all'interno di ogni punto a V sottostante. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Lavoriamo l'ultimo motivo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ora chiudiamo il giro puntando nella seconda catenella iniziale e lavorando una maglia bassissima. Ecco qui. Quinto giro. Nuovamente ci spostiamo verso sinistra con una maglia bassissima nella maglia alta successiva. Lavoriamo 2 catenelle a sostituzione della prima maglia alta iniziale e poi facciamo 2 maglie alte all'interno del punto sottostante, quindi intorno alle 2 catenelle. Di nuovo facciamo 2 catenelle e 2 maglie alte sempre intorno alle catenelle sottostanti. 1 e 2. A questo punto lavoriamo anche sopra la maglia alta del punto sottostante e facciamo una maglia alta. In questo giro avremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte per ogni motivo. Quindi andiamo a lavorare il motivo successivo, saltiamo questa maglia alta che sarebbe la seconda del motivo sottostante, saltiamo anche la maglia successiva e andiamo a lavorare in pratica su questa porzione di punto, cioè 2 maglie alte con le 2 catenelle centrali. Lavoriamo dopo aver saltato le 2 maglie alte una maglia alta sulla maglia alta successiva. All'interno, intorno alle 2 catenelle, 2 maglie alte due catenelle e di nuovo 2 maglie alte intorno alle catenelle sottostanti. Completiamo questo punto con una maglia alta sulla maglia alta successiva. Ripetiamo saltando 2 maglie alte sottostanti e andando a lavorare nella terza con una maglia alta, dopodiché 2 maglie alte intorno alle catenelle, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte sempre intorno alle 2 catenelle sottostanti. Una maglia alta nella maglia alta successiva. Ripetiamo questo motivo per tutto il giro. Facciamo l'ultimo motivo, saltiamo le 2 maglie che formano questo punto a V rovesciato,
andiamo a lavorare nella successiva, poi dentro, intorno alle catenelle, lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e completiamo con una maglia alta nella maglia alta sottostante. A questo punto chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella seconda catenella di quelle 2 iniziali. E questo è il nostro quinto giro. Iniziamo il nostro sesto giro con una nuova maglia bassissima, scivolando verso la maglia alta a sinistra. Quindi facciamo 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia iniziale e lavoriamo nuovamente una maglia alta su quella successiva. In pratica, facendo questo movimento con il punto bassissimo verso sinistra, è come se noi già saltassimo il primo punto sottostante. Quindi lavoriamo le catenelle come prima maglia alta iniziale, la seconda maglia alta, e ci troviamo a lavorare come al solito all'interno delle 2 catenelle. Facciamo 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. Dopodiché lavoriamo non una, ma come abbiamo fatto all'inizio, 2 maglie alte sulle maglie alte del punto del giro sottostante. Come vedete, ci troviamo di nuovo a saltare la maglia alta finale di questo motivo e quella iniziale del motivo successivo. Questo sarà sempre così per tutti i giri della nostra copertina. Quindi saltiamo queste 2 maglie e andiamo a lavorare su 2 maglie alte sottostanti, quindi 1 e 2. Lavoriamo il nostro motivo all'interno del motivo sottostante, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Ora di nuovo 2 maglie alte consecutive, 1 e 2. Saltiamo le 2 maglie alte sottostanti successive e andiamo a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. Ora il nostro solito motivo all'interno, intorno alle catenelle sottostanti, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Completiamo il nostro motivo con le 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti, quindi 1 e 2. Passiamo a lavorare l'ultimo motivo del sesto giro, saltiamo 1 e 2 maglie e iniziamo a lavorare in quella successiva, quindi facciamo 1, 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti e in
intorno alle catenelle facciamo 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. Completiamo lavorando le 2 maglie alte rimanenti, quindi una e due. A questo punto non ci resta che inserire l'uncinetto nella seconda catenella delle 2 iniziali e chiudere con una maglia bassissima. Settimo giro, maglia bassissima verso sinistra, quindi andiamo a lavorare sulla prima maglia alta successiva. Lavoriamo 2 catenelle e 2 maglie alte. Praticamente in questo giro avremo 3 maglie alte, poi il motivo all'interno delle 2 catenelle sottostanti e di nuovo 3 maglie alte. Lavoriamo il nostro motivo intorno alle 2 catenelle sottostanti, quindi una, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Adesso passiamo a lavorare le maglie alte, che in questo caso sono 3. Guardate, noi abbiamo nel giro sottostante abbiamo realizzato 1, 2, 3 e 4 maglie alte consecutive. Noi di queste 4 ne lavoreremo 3, sia nella parte iniziale che nella parte finale del motivo. Quindi 1, 2 e 3. Come vedete, andranno saltate sempre le 2 maglie, quella finale e quella iniziale. E come potete notare, abbiamo sempre in ogni giro che faremo aumenteremo la dimensione della nostra punta, diciamo, la punta della stellina, perché saltiamo sempre le 2 maglie, quella iniziale e quella finale, però abbiamo sempre le 2 maglie del motivo centrale che ci creano l'aumento. Continuiamo, saltiamo le 2 maglie, la finale e quella iniziale, e riprendiamo a lavorare in quella successiva, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, motivo intorno alle catenelle, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Delle 4 maglie alte che abbiamo del giro precedente ne lavoriamo soltanto 3. 1, 2 e 3. Saltiamo le 2 maglie successive e riprendiamo la lavorazione per tutto il giro. Passiamo all'ultimo motivo, saltiamo l'ultima maglia alta sottostante e la prima e lavoriamo 1, 2, 3 maglie alte, il motivo
dentro le catenelle, quindi una, due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, una e due, e di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. Abbiamo completato il giro, adesso chiudiamo il tutto con una maglia bassissima nella seconda catenella delle due iniziali. Nei giri successivi lavorerete sempre una maglia in più rispetto a quella del giro precedente. Infatti, come potete vedere, adesso abbiamo lavorato le 3 maglie alte e il motivo all'interno delle 2 catenelle, intorno alle 2 catenelle. Nel giro successivo lavorerete 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, perché lavoreremo sempre tutte le maglie alte che si presentano, eccetto la prima e l'ultima del motivo. All'interno del nostro archetto lavoreremo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi ogni giro in più che farete e ritroverete con una maglia in più per lato di ogni spicchio e il lavoro andrà sempre ad aumentare. Ecco qua, ho terminato l'ultimo giro in quanto sono rimasti 13 grammi di filato con i quali è impossibile terminare un giro completo, un nuovo giro completo della nostra copertina. Quindi una volta chiuso questo ultimo giro non resta che tagliare il filo, fermarlo e nasconderlo con un ago da lana. Nasconderemo poi ovviamente anche il filo, la codina di filo dell'inizio del nostro lavoro. Basta prendere il filo e passarlo dentro le maglie, così a cerchio proprio, passando in tondo in tondo, dopo che abbiamo stretto il nostro anellino magico. Ecco fatto. Abbiamo terminato la nostra mini copertina. La misura che va dal centro alla fine dello spicchio è di circa 33 centimetri. L'ultimo giro realizzato è formato da 19 maglie alte più 2 catenelle e altre 19 da questo lato. Ed ecco la copertina finita, con l'aggiunta anche della testolina della coniglietta. Come avete potuto vedere, è un modello molto semplice da realizzare e, ripeto, realizzato con questo tipo di filato, il Monet, nel colore 5, è veramente adatto ai bimbi. Non mi resta che ringraziare nuovamente Lisa e filatiromance.com per avermi messa a disposizione questo splendido filato. Grazie per avermi seguita e buon lavoro da Lilla.